venuta la luna e lui è lì. E viene svegliato da una pisellata di un pipistrello in faccia, così nel muso, e gli sta bene. Si sveglia e dice: porca miseria, devo tornare a casa perché non posso rimanere bloccato qui in una scuola di notte. È un incubo rimanere bloccati a scuola di notte. Quindi noi procediamo. Vi ricordate come funzionava Henry lo Stickman, no? Questo è simile. Sembra più brutto, ma diamogli un'opportunità, perché un'opportunità non si nega a nessuno. È sul cellulare, il titolo ve lo metto in descrizione. Abbiamo sempre le opzioni e gli possiamo suggerire come provare a scappare. Io direi che siamo dei mastri in questo. Allora, possiamo o usare... è chiuso nell'aula, perché giustamente è arrivato lì il bidello Johnny e ha chiuso l'aula. O a pugni o bussiamo. Proviamo un... a mano. Scuola un po' diroccata, però. Hai sentito qualcosa dall'altra parte? Che è? Quello è un pazzo con quelle che sono io, quello lì con le sopracciglia. Tutte animate, che sta a fa? Devi scappare, quello lì è il malvagio della situazione. Mi sono aggiustato un attimo per covare l'uovo. Sta anche entrando, non ho fatto in tempo a scegliere la cosa. E ci ha massacrato. Non abbiamo scelto niente, quindi che succede? Ci ha legato mani e piedi davanti a dei computer, per di più. E che dobbiamo fare noi? Non lo so io. Così? Ho fatto bene? Una prova di forza, forse. No, più forte. Fortissimo così, no? Niente, il forte è sotto, forse. No, il forte è il verde. È impossibile. Aspetta. È totalmente... No, è infatti... Provo meglio con il dito agile, aspettate. Ok. Vabbè, allora ditelo. Non si può fare. Questo arriverà il professore matto lì e mi succhierà. Ecco. Quasi. Niente. Ho capito. Mettici del tuo, però. Cioè, era meglio Enrico lo Stecco. Almeno era più abile di così. Cioè, io non sono bravo in questo genere di cose. Di prove di abilità. Toh. Aspetta, Sono sempre in ritardo. Ma cosa sono? Ma dai, ma che malattia è? Per favore. Aspetta. Dai, quasi. Va bene. Oh. Sia lodato Gesù Cristo. Anche in piedi adesso. Ma allora è una tortura. Ok, aspetta. Ecco. Oh, abbiamo imparato. Meno male. Adesso ci siamo liberati. E lui è contento. Lui lo chiameremo Enrico e quell'altro. Lui è il cugino. Si chiama Erico. Il nome è tipo Erika, però maschio. Vediamo se possiamo smanettare qua i computer del professore matto per vedere se capiamo qualcosa. Allora, questo qua è spento, però c'è un interruttore. Però, si sta caricando qualcosa. Mo' parte un altro gioco di Stickman più bello di questo. Vediamo, un lucchettone. Possiamo unlucchettare il lucchettone. Funziona? Che è un gioco? Un gioco di bocce, di cristalli colorati. Dobbiamo cercare di capire, perché se no non ne usciamo da sta scuola. Non so se voi volete rimanere qua tutta la notte. Ah, bisognava indovinare l'ordine. Certo. Allora, questo... ho sbagliato. Adesso ricordiamo, mi raccomando, anche voi ricordiamo l'ordine. Tutti insieme. Ah, bianco, viola, bluetto, rosso, blu scuro, arancione, verde. Allora, bianco, viola, bluetto, rosso, arancione, blu scuro, tua sorella in carico. Adesso mettiamo il cervello a funzione. Viola, bluetto, rosso, blu scuro, arancione e verde. Ok? Facilissimo. Bianco, viola, bluetto, rosso, arancione. Tua sorella! Blu, non è arancione, blu. Devo ricordare, blu. Blu, lo so, allora, bianco, bluetto, viola, bluetto, rosso, blu, arancione, verde. Ok, adesso sappiamo. Allora, bianco, viola, bluetto, rosso, blu, arancione, verde. Bravissimi, Vedi, abbiamo sbloccato le telecamere di questa scuola pazza, dove egli, il professore matto, sta cercando di fare le sue i suoi gesticolamenti. Lui è un porco, capito? Qua nella scuola, infatti, si riconosce dalle cose. È andato... c'è entrato a sturare. Ci ha beccato. Perché io mi sono distratto a raccontare la mia vita. Vi chiedo scusa. No, abbiamo perso tutto... Cioè, bisogna ricominciare dall'inizio. Facciamo un'altra via, perché questa mi sembrava impossibile. I codici, le cose. Proviamo diverso. Allora,
Sicuramente alla porta ci dobbiamo andare, perché da qui si inizia per forza così. Altrimenti potevamo uscire dalla finestra. Infatti mi sa che lo facciamo ora, perché lui bussa alla porta. Alla porta esce il professore matto, che adesso è come... Però noi è con la cosina. Eh? Bravo. Smoficchia. Smoficchia la serratura. Sei un mastro. Vedi, è cambiata già la storia. Sembrava a me, sembrava un po' strano. Invece è bello, perché puoi cambiare tutta la storia anche qui. Ok, ha visto lui il professore. Come facciamo noi? Andiamo di qua. Evitiamolo, perché sembra pazzo. No, così rientri e ti sei fatto beccare. Con quelle sue sopracciglia. Ehi! Una pubblicità! È incredibile! Non è... Perché sui giochi per il cellulare ci sono sempre queste pubblicità fastidiosissime? Cioè, io non lo so. Mi devo ricordare di togliervela, perché ci mancherebbe, vi arrivano le pubblicità in faccia. Come vedi quel pipistrello che ti si sbatte in faccia? È una pubblicità sul cellulare. Ti arriva PEM! Di inguine proprio. Sono terribili le pubblicità sul cellulare. Proprio di inguine, ti si lanciano addosso senza pudore. PEM! E tu rimani lì, anche stordito, dici: ah, porca miseria. È una cosa brutta, ragazzi. Cioè, veramente, non possiamo. Mettiamoci un freno a tutte queste pubblicità inguinali che arrivano così a caso sul cellulare. Basta. Allora, rifacciamo questa cosa qua della clip, perché mi sembra la strada giusta. Proviamo un po'. Adesso, cosa fa? Andiamo nell'armadietto, eh? Che mi sembra la strategia più intelligente. Bravo. Bravissimo. Lui non si è accorto di niente. Cosa dobbiamo fare qui noi? Ah, dobbiamo controllare il nostro battito cardiaco per non farci sentire, perché sennò il professore pazzo ci può sentire. Ok, ho già sbagliato. Quasi bene. Direi non male. Dai. Beh, discreto. Ma va bene. Beh, quanto dobbiamo andare avanti? Non si è accorto di nulla. E infatti va avanti. Questo qua è scemo in testa, ve lo dico, eh. Questo, seguiamolo. Non so se è la scelta giusta, forse no, però mi sembra. Non è che ci be... Ma allora sei un deficiente. Non mi dire. Dai però, io ho pensato, boh, sarà la strada giusta, no? Fare la cosa più ovvia, perché nessuno si aspetterà mai che io faccia una cosa del genere, così vinco. Invece no, mi sono beccato un altro pipistrello in faccia, pensa quanti. Maledetti pipiselli che svolazzano tutti, sporcaccioni i pipiselli, ne lasciamo perdere, va? Facciamo sempre quello, possiamo provare anche l'altra, eh? Perché mi ricordo che se noi diamo il pugno, possiamo infilare, c'era una terza via di fuga, la finestra. Proviamo, visto che magari questa è quella fortunata, perché ci sarà una più facile, no? Vedi, qui lui si vede di nuovo col professore matto. Quello lì è uno, no? C'è in tutte le scuole un professore che è un po'... suonato, no? Non pazzo, anche pazzo, però un po' strano, capito? Finestra! Buttati dalla finestra! Non è una buona idea. Dobbiamo rifare la cosa del battito, va bene, questa ho imparato. Bravissimo, così non ci facciamo scoprire, capito? Molto bene. No, molto bene. Va bene, bravo. Direi non c'è male, direi perfetto. Beh, ottimo, bravo. Bravo Erico lo stecco, bravo. Vedi? Lui è andato via. Siamo stati silenziosi come il vento. Bravo. Adesso, cosa dobbiamo fare? O la finestra o la freccia di così. Se rientriamo c'è ancora lui. Andiamo di là sul cornicione, così lo freghiamo questo imbecille. Io voglio vedere come va a finire, eh. Dobbiamo. Perché ci sarà una fuga. O capiamo qual è il segreto di questo professore pazzo. Possiamo insinuarci qui dentro. O nella scatola. La scatola è comparsa dopo. Questa cosa mi fa pensare forse era la cosa giusta. Va bene. Però ci sta. Siamo tornati nella stanza qui dove vi ricordate c'era il codice. Io direi di fare il codice. Ma questa volta stiamo attenti, perché dopo c'era tutta quella questione e ci siamo fregati. Bianco, viola, bluetto. Aspetta, rosso, blu, arancione e verde. Bravissimi. Adesso noi andiamo qui e lo chiudiamo. Qui lo spisciamo e qui magari lo lasciamo andare. Perché lui qui non può entrare adesso, perché c'è il vietato.
è chiuso, vedi? È chiuso. Quindi cosa deve fare il lurido? Secondo me lo ripisciamo addosso, così, e il bagno lo lasciamo aperto magari, perché così lui magari va in bagno. Non può andare in bagno? Ecco, vedi, vedi, vedi? In bagno noi ce lo facciamo entrare e lo chiudiamo dentro. Pam, capito? E qua apriamo perché qua dobbiamo uscire noi. Secondo me così noi abbiamo fatto la cosa giusta. L'abbiamo bloccato in bagno. Giusto? Tecnicamente è così. Perché lui da lì non può più uscire. Abbiamo fatto la cosa giusta. Beh, adesso riandiamo di qua. Perché lui non può uscire da lì. Basta che non apriamo il bagno. Chiaramente. E lui è qui che si sta asciugando le palle, vedete? Noi andiamo dall'altra parte, dove lui non ci permetteva di andare prima. Siamo dei geni, bravi, bravi. Però lui adesso, occhio, perché adesso è potuto uscire, eh? Mannaggia a lui. Questo c'ha i metodi suoi segreti per aprire le porte, per forzare le serrature. Sto porco. Va bene. No, senza offesa, signor professore pazzo, eh? Però di lì, vedete, di là non si può andare perché c'è una strada sbarrata, ma possiamo imboscarci sotto il tavolo. Pronti qui, eh? Non mi dire, eh? Oh! Vabbè, ma era impossibile! Ho dato una crania, dai, ma... Allora sei un pisello, Erico, lo stecco! Però possiamo andare avanti. Mi è andata una craniata pazzesca. Siamo in un'altra stanza. Ci ha chiuso nel ripostiglio. Sto schifoso. E siamo di nuovo legati. Vabbè, ormai sappiamo fare anche questa cosa, quindi... Aspetta. Ci vuole... Non ti... Adesso te lo... Questa è un po'... Questa è la cosa un po' più difficile, eh? Adesso è più difficile, devo concentrarmi con il dito, che io ho le dita un po' ignoranti, eh. Vedi? Fatto. Prima, perché ci mette anche lui un po' di tempo a... Aspetta. Bravissimo, bravissimo. Lion lo stecco, hai visto? Io e lui, best friend forever. Ok, abbiamo una sola scelta, mi pare, per scassinare la porta, mi sembra ragionevole, vai. Bravo, bravo, con quel tuo sguardo vispo. Possiamo fare due cose. Ah no, dobbiamo fare... Che è? Ok, dobbiamo centrare la chiave. Difficilissimo. Fammi fare, dammi il tempo. Dammi il tempo. Ho capito, ma dammi il tempo. Quante volte lo devo fare? Ho fatto bene. Adesso lo faccio bene. Mamma mia, che difficili questi giochi. Ok. Fatto? Non fatto. Mannaggia la miseria. Mo arriva il professore matto, ci prende a pisellate in faccia. Ok. E niente. Mannaggia. Ok, adesso è il mio momento. Pronti, eh? State pronti. Guardate, adesso il mastro al lavoro, eh? Bravo. Bravo. Mamma mia, bravissimi. Ok? Adesso è di nuovo lì lui, eh? Possiamo imboscarci nella spazzatura o staccare le luci. Proviamo a staccare le luci, mi sembra. Beh, spegniamo. Spegni! Non ci ha preso, giusto? C'ha una luce. Possiamo battere il cuore. Bravi. Mi raccomando, eh. Non deconcentriamoci. Perché qui è delicato, eh. È delicato. Il minimo errore può comportare la morte di tutti noi. Istantanea anche. Bravissimi. Sciuca, professore matto. Vai. Non fare casino, eh. Benissimo. Che horror. Peggio di Granny sta roba. Ok. Vi ricordate, Granny è bello. Se c'eravate quando giocavamo a Granny, mi aspetto un hashtag io c'ero nei commenti, eh. E adesso finalmente possiamo insinuarci qui. Lì è l'uscita della scuola, vedete, tutta incatenata con il lucchettone. Lì non si può uscire perché questo pazzo ci ha bloccati qua dentro. E qua c'è il suo super computer della malvagità, capito? Questo è dove escogita piani segreti sicuramente per dominare il mondo della scuola. Vedete, questo è un professore malvagio che mette 5 e mezzo. Questo qua è uno di quelli che mette 5 e mezzo. E ti sei! Vediamo che cosa succede. Apriamo. Ci sarà un altro codice. N-A M-K C I Machitz M. Non. Ok, M-A. Non lo so, Così. Non credo di aver indovinato. Ho capito, ma è difficile. Allora, cerchiamo di farla una parola, ok? Parola del giorno, ok? Allora, vediamo, N, iniziava N. Na. Nam. K. C-K. Namkits. Namkits. Namkits, ok? Quindi, N. A. M.
CK Kits. Eh? Giusto, no? Ah, ho invertito K e C. Era al contrario. Aspetta, vabbè. Ma è molto complicato, eh. Anche voi non. Nam K C invece che CK. Nam Kits. Ok, facile. Adesso lo sappiamo fare, ok? Ci è voluto un po', eh. Ah, Nam K C e Ts. Ok? Così è giusto. Bravi. Hacker, eh? Mamma mia, bravissimi, grazie. Andiamo avanti però adesso, ok? Aia. Dobbiamo fregarlo di nuovo. Cerchiamo di capire. Allora, c'è una scatola qua. Stacchiamo le luci. La scatola lì davanti. Non ho capito niente, è entrato. E mi ha rotto. Mannaggia la miseria. Ma in pochi secondi come... Cioè, cosa dovevo fare? Però ci fa riprendere da qui. Attenzione, attenzione. Non siamo ancora fuori dai giochi. Non siamo ancora. Non è ancora arrivato il nostro momento di prendere la banana. Forse possiamo gestire. Allora, c'era una telecamera. Poi, cos'era? Era una porta, una telecamera. Sulla telecamera c'era una scatola. Io ho pensato gliela faccio cadere in testa, ma non ha funzionato. E poi c'era la porta, la telecamera e le luci. E io ho spento le luci e ho detto, boh, ma non ha fatto. E cosa dovremmo... Infondetemi il vostro sapere. Dite cosa deve fare l'Ionio. Eh? Non sta arrivando niente, pensateci più forte. Questo ce lo ricordiamo, Namkits. Dai, abbiamo capito. Namkits mi sembra il nome di un cereale per fare colazione. Mangia anche tu i Namkits di Lion VGF. Con essi, in omaggio, in ogni... una bustina di card collezionabili l'Ionio. Che, oh ragazzi, dovete andare a prenderle in edicola, eh. Io ci conto che dovete trovare Lion ultra raro. Devono esserci nel mondo più Lion ultra rari che Anne ultra rare. Questo è spacchettati, capito? Dobbiamo verificare che sia così. E mi dovete aiutare, se no me le devo comprare io. Cioè, poi no, scusa, una persona sola che compra tutti i pacchetti. Poi dopo, Nam Kits. Ormai su questo non sbagliamo più. Allora, luci, telecamere, porta. Allora, io direi, per prima cosa... Ma allora sono un pisello! Quella la porta era dove era lui... Ai, ai! Mamma mia! Ah, ho capito, ma quanto... niente! Cerco i giochi, non cerco niente io! Arcero sponsorizzato de sta banana! Allora, l'interruttore... Calmiamoci, un bel respiro perché è difficile. Allora, la porta è le scale, da dove scende lui. Quindi, se noi chiudiamo prima che scenda... Lui rimane bloccato lì. Credo. Poi dobbiamo far cadere la cosa, prendere la scatola e andare avanti. E mi sa che è così. E io che ne sapevo che lì c'era una porta, non si vedeva. Sono proprio una banana, potevo vederlo prima, eh. Vabbè, avete ragione anche voi, abbiate pazienza. Adesso ci riusciamo sicuro sicuro. Tanto qui ci ricordiamo tutto, non mi devi far vedere niente, lo so già. Namkits, ormai me lo sogno stanotte, sto cereale, che mi ci faccio una scorpacciata, me lo mangio tutto quanto. Namkits, dai. L'ho capito. Dai. 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 Nam. Kits. A velocità record. Allora, calmi. Alla porta. E lui si attacca a sto crack. Poi. Spegniamo le luci e buttiamo la scatola. Ma è già uscito. Ah, è caduto il muso in terra? È buono. È buono, no? Ma entra lo stesso. E non ho risolto niente così. Non ho risolto... Allora... Ho capito. Ma quanto difficile. Quanto... Allora, secondo me... Comunque è bel modo di scendere le scale. Un altro po' cadeviamo su per terra, vabbè. Secondo... Ma lo so, ragazzi, lo so, è difficile. Secondo me... Lui deve... Allora, lui scende. Spegniamo le luci. Prima chiudiamo la porta, poi spegniamo le luci. Quando lui è caduto... Forse... Dobbiamo buttare la scatola che gli cade in testa? Mi viene da pensare, perché lui cade con le luci spente. Quindi la scatola è l'ultima cosa. Magari lo dobbiamo fare quando lui è già caduto. Vado a fantasia perché inizio a perdere la speranza, eh. Io non so mica. Proviamo. Namkits, mamma mia, non ce la fa. Namkits, ma... Namkits, ho capito! Andiamo avanti, per favore! Namkits! Namkits. Ho fatto bene, sì.
Ok. Allora, porta. Porta. E uno. Poi, adesso appena lui cosa, così. Luce. E lui cade. E poi questo. E gli abbiamo dato in testa. Non ha funzionato. Non ha funzionato. Santa Maria. Santa Maria. Non lo so fare. Non lo so fare. Cosa devo fare? Quanto pare questo gioco è infido e bastiano. Questa parola è un anagramma. Altro che Namstick. Tua mamma Namstick, creatore del gioco. È Stickman. Stickman. Quindi la soluzione era scrivere Stickman. Non voglio io di provare tutte le combinazioni. Guarda, ti riporta sullo schermo del suo computer, sulla schermata iniziale del gioco. Però questa volta se tu premi, vedi? Lui tira fuori la bomba dalla box. Guarda un po'. Mamma mia, la bombazza e rompe tutto. Rompe il computer del professore. Vedi? Tutto distrutto. Lui a questo punto vuole entrare, ma mi sa che neanche ci riesce perché la porta è bloccata dall'esplosione. Professore matto, attaccati a sta tramvata. Noi invece possiamo scappare dal muro. Del muro dello schermo del professore. Perché abbiamo distrutto tutte cose. E possiamo fuggire dalla scuola. E niente più pipiselli per noi. Eh? Siamo liberi. No, dai. Dai, la pubblicità finale a sorpresa, però che delusione. Dai, non mi aveva neanche fatto gustare la schermata. Sei libero. Vabbè, però è stato carino. Ci sono altri capitoli di questo gioco. Se vi fa piacere, io posso giocare anche gli altri. Diciamo che mi ha preso bene sta mania dei giochi di Stickman. Sono carini. Quindi fatemi sapere e io per questa volta scappo da professore matto.